Il complesso montuoso calcareo del Montalbo rientra nella regione storico-geografica della Baronia. La storia geologica del Montalbo risale, secondo gli esperti, a circa 240 milioni di anni fa. I suoi pendii carbonitici mezzozoici si prospettano digradando in una lunga sequela di creste aspre ed elevate, superiori ai mille metri di altitudine. Le cime più elevate sono Punta Catirina e Punta Turuddò, alte ambedue 1127 metri. Gli ambienti calcarei del Montalbo sono contraddistinti da falesie, strapiombi, pareti scoscese, grotte e pianori, tutti elementi di forte seduzione. È classificato come riserva biogenetica a livello europeo per le sue numerose specie endemiche, sia vegetali che animali. La vegetazione è marcata abbondantemente dalla presenza boschiva del leccio, bosco decurtato nella propria estensione dal deforestamento compiuto sulla fine dell'Ottocento dai carbonai. Prima di ciò, gli alberi lussureggiavano dappertutto, dalle balze sino alle sommità maggiori del monte. La ricca presenza della flora sorprende, meraviglia, in quanto il substrato di questa zona è per la maggior parte calcareo. La vegetazione locale è rimarchevole, con le sue 50 diverse specie endemiche, che ritraggono il 25% di quelle esistenti in tutta la Sardegna. La fauna è altrettanto mirabile. Da uno studio è stato appurato che sul monte nidificano 72 specie diverse di uccelli, pari al 52% di tutte quelle esistenti in tutta la Sardegna. Alcune sono in via di estinzione, come l'aquila reale, la store e il falco pellegrino. Mentre sono ben rappresentati il gheppio, la poiana, il picchio rosso maggiore, lo scricciolo, la cincia allegra. Tra i mammiferi si riproducono sul Montalbo 17 specie, equivalenti al 75% di quelle presenti in tutta l'isola. Sono frequenti il cinghiale, la volpe, il riccio e il muflone, benché si trovi in una condizione di vulnerabilità. Amministrativamente, il Montalbo appartiene per 3.500 ettari a Siniscola, per 3.000 ettari a Lula, per 600 ettari a Lodè. Per 200 ettari a Loculi e per 120 a Ergoli. L'Ula, Siniscola e Lodè sono i centri abitati da cui ci si può inirpicare all'indirizzo di svariati valichi della montagna. Il comune di Lodè ha predisposto una serie di iniziative miranti alla valorizzazione del proprio territorio, evidenziando i tipici valori storici ambientali del comprensorio, iniziando dal recupero del centro storico al ripristino delle antiche vie d'accesso al Montalbo, come le strade Carrarecce e i sentieri dai pastori ai tempi della transumanza. Per facilitare le escursioni sui culmini della montagna a tutti coloro contagiati dallo spirito dell'avventura, sono stati tracciati itinerari con relativa segnaletica orientativa e aree di sosta. In questo contesto un ruolo importante assume la frazione di Sant'Anna.